Ciao a tutti ragazzi, siamo qui su Titanfall. E ragazzi, un gioco che non ho mai portato perché me lo sono comprato adesso. Un gioco ragazzi bellissimo, ve lo consiglio assolutamente. E ora, comunque, io ho fatto una live, non so se sei ancora su YouTube. Comunque, non è venuta bene perché in pratica le live della PlayStation fanno schifo e quindi ho dovuto niente, niente. Comunque adesso giochiamo. C'è una bella partita ragazzi a Titanfall, che gioco ragazzi bellissimo. Dai, partiamo, partiamo. Ok. Ragazzi, comunque, questo gioco mi trovo talmente bene, ragazzi, che a volte in partita arrivo sempre primo, perché mi trovo i comandi, la sensibilità, cioè, tutto è perfetto. Naturalmente, questo, ragazzi, è un parere mio, cioè, quindi, se a voi non vi piace, a me, cioè, non mi interessa. Comunque, chi non sa che gioco è, in pratica, vabbè, è impossibile che non sapete che gioco è, molti di voi lo sapranno, soprattutto, cioè se non siete, se non esistete è normale che non lo sapete, però. Comunque, è tipo Call of Duty ragazzi, solamente che si usa un Titan, cioè che si può usare anche un Titan, che sarebbe un robot gigante, appunto. Cioè, dice la parola Titan, robot gigante. Quindi, ne ho visto uno, mi pare, se non sbaglio. Se non sbaglio, ecco, iniziano a sparare addosso. Comunque ragazzi, se uccido, allora, questi qui ragazzi, soldati semplici, sono dei bot, perché cioè, l'online è 6 contro 6. Poi ci sono anche questi bot che in pratica ti aiutano con le uccisioni, perché però cioè non te le conta come uccisioni, però li conta come punti partito, come vedete in alto. Per vincere o scade il tempo e chi ha fatto più punti vince, o bisogna arrivare a 400 uccisioni. Anzi no, mi pare 500, non neanche 400. Beh, poi dipende dalla partita. Quindi di solito le partite finiscono sempre prima che uno arriva, cioè poi dipende anche dalle squadre. Quindi colpo doppio. che doppia, bene, benissimo. Ah, poi quei nemici si possono distruggere in modo che non spawna più bot nemici, però è meglio che li spawna, perché capito, cioè guardate, sono uccisioni molto molto semplici. Solamente che mentre quando uccidete un bot fate solamente un punto, cioè l'uccisione vale un punto. Se uccidete una persona normale, l'uccisione vale, mi pare, 5 punti. Cioè quindi se stiamo a 110 per esempio, arriviamo a 105, a 115, scusate. Comunque quelli non bot sono marchiati in rosso, cioè quindi si riconoscono subito. Chiamalo quando vuoi, pilota. Che bene. Comunque se avete il gioco vi consiglio di tenere armi amplificate, ragazzi, perché cioè queste, una volta che voi amplificate l'arma, cioè è potentissima, sciotta quasi. Poi dipende da dove lo prendete anche. Cioè, Ho soldato un pilota guardate, giusto, pochi non lo scoprirò. colpi. Invece senza le armi amplificate dovete sparare mezzo caricatore, forse anche tutto se non lo prendete. Ok. Proviamo il Titanfall. Ecco ragazzi, questo qui è il Titanfall per chi non conosce il gioco. Poi si può comandare da noi in lontananza, per esempio potete mettere la modalità difesa o modalità segui, cioè che il Titanfall ci segue, oppure potete semplicemente,
salire di sopra in questo modo. Vi siete sopra e lo guidate voi. Poi ci sono vari tipi di Titan, ognuno ha le sue abilità. Naturalmente, questo è un Titan amico. Ok, ucciso. Bene. Quanti spettri, vedete ragazzi, questi spettri, si chiamano tutti spettre, sono naturalmente degli artigiani, no scherzo, sono naturalmente dei bot. Vediamo se lo riusciamo a uccidere quello. Ah, poi questo qui che sta in basso a sinistra, c'è scritto bomba antirodeo, prima è uscito scritto, se l'avete visto. In pratica i nemici possono salire sul nostro Titanfall e levarci la batteria che appunto si trova in alto, guardate quella striscia azzurra. Se ci levano la batteria il nostro Titanfall si distrugge. Però noi se si sta quasi per distruggere possiamo fare l'autodistruzione. In modo che noi usciamo dal nostro Titanfall, il nostro Titanfall appunto, mannaggia, ha schivato il laser, si distrugge. Dai, guardate adesso che mi sto distruggendo. Io premo tre volte quadrato e si autodistrugge il Titan e mi spara in America, però quello mi prende lo stesso. Che naturalmente le cose brutte su questo gioco è che i personaggi nemici vengono marchiati in rosso, cioè quindi sono facili da vedere. Anche per esempio se ti vuoi nascondere in mezzo all'erba, cioè non puoi. Ok, adesso sono qui, guardate, guardate come è marchiato di rosso. Infatti, ho usato l'abilità, mi siete teletrasportato e quello si fa autodistruggere. Quanto odio. Vabbè, andiamo avanti. Stiamo perdendo. Fa niente. Uccidiamo questi spettri. Ok. Colpo alla testa, benissimo. E dove? Cosa c'è? Con l'Iter FK, ok. Vabbè, RFK lo potevo anche giustiziare, però non ci ho pensato al momento. Giustiziare, ovvero che gli andate dietro e fate un colpo, corpo a corpo, proprio in mezzo, che in pratica fa una piccola mossa il personaggio, che poi potete decidere tra la modifica del personaggio. Per esempio io tengo spezzacollo, così ragazzi, guardate, modifica. Vedete, tengo questo qui, spezzacollo. Cioè quando attacco un nemico corpo a corpo, ok. E la prima, secondo me ragazzi, potevano fare che al posto di tre lanci ne potevi fare. Al posto di due lanci, scusate, ne potevi fare tre. Perché comunque le mappe sono grandi, per spostarsi. Ok, hai fatto bene a morire, però quello non ha fatto bene a uccidermi. Adesso appariamo direttamente col Titan. Ecco qui. Andiamo a questi qui che danno solo un po' di fastidio. Comunque gli Stalker, vabbè, Stalker, non so come si pronuncia ragazzi, però questi qui in online ragazzi sono indistruttibili. Cioè già nella modalità campagna erano indistruttibili. E lo sono ancora. Nella modalità online ancora di più. Cioè, non si sa come contrastarli. Ok ragazzi, porterò anche più video, come ho detto già nell'albero. E poi naturalmente le strisce dell'albero non vengono per niente bene, anche se ti fai la preghiera. Adesso guardate come muore. No, no, rodeo. Ecco, guardate, mi è salito sopra. Adesso mi leva la batteria. Avete visto? Ecco, adesso lo uccido, esco da Titan, mi prendo la batteria e rientro. Ecco qua, come se non mi avesse fatto niente. Guarda qui, va bene, ok, vabbè, no, si è trasportato. Ehi, spara, ma no, a volte non mi spara questi cose con il triangolo.
Non mi spawna. No. Sei forte tu, bello mio, lo so che sei forte, però questo non sta a significare che io non ti posso massacrare. Infatti mi stai massacrando, tu a me, ecco qua. Espulsione, boom! Ti faccio esplodere il Titan. Troppo bello ragazzi quanto fai dell'espulsione, cioè che proprio. Ecco guarda, adesso faccio il rodeo su questo qui. Boom! Lo rifaccio. Non mi voglio far prendere ragazzi, mi entro qua dentro. Ecco, no, mi ha preso, ma ragazzi, se non avevo lanciato il rampino io faccio un bel corpo a corpo perché l'ho premuto prima io il tasto di lui. È sicuro proprio. Oh, sì. Vai, un minuto e stanno vincendo. Ah, vabbè, hanno vinto loro. Cioè, niente. Mo' prendo il Titan così per sicurezza. Quello ma non serve spawnerà là. I nemici possono anche distruggerci l'aereo se vogliono. Io dalla cupola non ci esco. Quindi te ne puoi anche andare. Ma quello c'è entrato però. Vabbè, massacralo, di massacrare. Bravo, così, così, ecco. Oh, quello si spusa, spera. Vabbè, si è uscito da casa e si era andato anche. Mentre io entro nel Titan, molto più sicuro. Noi abbiamo 6 Titan da notare in alto, ragazzi, a sinistra. Questa squadra ci sono 6 Titan. Oh, minchia, partenza, 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 partenza. Esci, esci, esci. Esci. Vai, entra, entra, entra. Ok. Tanto il mio Titan che sta lì, devi un po' difendere. Anzi, no, seguimi. Anche se non puoi seguirmi, però. Ok, noi ragazzi, anche se perdiamo, ci possiamo salvare salendo su questa navicella così. Che poi ci teletrasportiamo nello spazio con magie assai mistiche. Ho fatto 10 uccisioni, ragazzi. 10 uccisioni. Ok. Vediamo un po' che cosa guadagniamo. Bene. Troppo bene. Molto bene. Benissimo, ok. Come avete visto ragazzi, io il gioco l'ho incominciato già da un po' di tempo perché comunque ci voleva. Allora, Titanfall rapido e non protetto. No, è meglio protetto perché comunque il laser dura più a lungo, aumenta posizione mira filo, mettiamo questo qui oppure anzi no, riprendiamo quello. Però ragazzi guarda, il Titan si può anche modificare, cioè potenziare in vari modi e questo è tutto. Comunque ragazzi spero che questo video è tutto. Allora, per questo video è tutto su Titanfall. Se volete altri video, mi raccomando, fatemelo sapere. Cioè, vi vedrò anche delle visualizzazioni. Cioè, soprattutto dai mi piace. Scrivetemi nei commenti se vi piacciono appunto i video su questo gioco perché io li porto. Vabbè, poi andrà a finire che li porto lo stesso, però. Comunque, per questo video è tutto. Lasciate tantissimi like, condividete. Noi ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi!